Hello e benvenuti in questa nuova live di Axel Axolotto. E beh, come disse insomma un certo DJ, c'era una volta un Axolot con una sola gamba. E beh, qui con una gamba in meno e ma tanta voglia di fare, continueremo qua, diciamo, a cazzeggiare un pochetto su Roblox. Visto che sì, non c'ho niente di meglio da fare questo pomeriggio, quindi intanto qua riapro Arsenal. Che cazzo era la pagina principale? Ok, eccola. E intanto qua apro Arsenal. Che cazzo, perché qua mi dà crewmate, roba, hobbindo? Cazzo è Arsenal? Voi non mi dire che hanno chiuso Arsenal, che bestemmio, dai. Dai, cazzo Gianluca, dai, non puoi dirmi che è chiuso tutto, no. No, cazzo, no. Dimmi che sta qua da qualche parte. Eccolo, Arsenal. Ha cambiato? Versione di San Valentino in ritardo? Perché è rosa? Va bene, non mi faccio domande. Perché c'era la versione di San Valentino a marzo. Ok, non lo so perché, però va bene. Va bien così, va bien così. Oh, ciao, Pinza Pinzetta, minchia che nickname che ti sei messa. Ma ti fai mettere la gamba di ferro come i figoni. No, no, non come quelli della. Mi dispiace, per adesso penso che resto con la mia gamba. In futuro. Forse si potrà fare, ma ancora non confido nella medicina odierna, mi dispiace. Qua sta ancora aprendo Roblox. Per Cristo di Dio, e qua no, ancora qua non me lo fa vedere. Perfetto, ci sta mettendo 10 anni, grande connessione, let's go, let's go. Ci sta mettendo 10 anni, Cristo Dio. Vabbè, comunque diciamo che sto un po' accrocchiato di merda con una gamba stesa, mi sto storto. Sicuramente fra tipo 10 minuti mi lamenterò, oddio, ma perché mi fa male la schiena? E sto tipo steso come una pantera al sole, quindi va bene. Più o meno me la sono cercata. Più che altro, tipo, più che gamba, un giorno vorrei tipo un braccio di ferro, tipo quello di Snake di Metal Gear. Oop, perché qua mi trovo Streamlabs? Non me lo trovo, Dio. Ah, eccolo, Roblox, alleluia. Ma tipo la gamba appoggiata al tavolino. Ho una gamba su una sedia. Sì, è un po' scomodo, però diciamo che si può fare. Comunque, quando dico la versione di San Valentino, intendo perché San Valentino? A marzo. Va bene, un po' in ritardo. Cioè, sto un po' in ritardo. Io sono loro. Cioè, io in anticipo, loro in ritardo. Più più. Qua intanto comincia a fare il culo un po' ai nemici e non riesco a colpire nessuno. Ok. Dun dun. Perfetto. Sto giocando con un mouse da 1 euro appoggiato a un tavolino storto con non so quanto di ping. Cioè, 301 di ping. Perfetto. Cioè, dai, potrebbe andare molto peggio. Non dire queste cose, no. Cioè, allora, posso capire visto che stiamo in acqua, cioè, è normale. È Gesù Cristo. Che cazzo di nome è il codice fiscale? Sembra tipo i fan di Lion che si mette il numero di telefono come roba di Twitch. E poi si lamenta se la gente li chiama e li bullizza. E se vabbè da dietro, da davanti. Gesù Cristo, la Madonna, qualcos'altro no, eh? No. Oh. Non spara, non spara, cazzo, non spara. Non spara, Gesù Cristo. Ah oh, e mo. Dio santo, manco se l'ha coltello. Penertless. Cazzo stiamo giocando? Cristo Dio, Kingdom Hearts, no, eh? Ah oh, ti sto a sparare. Muori, ma vuoi morire? Mi sa che sto crashato. Qualcosa mi dice che stavo crashando, però non lo so cosa. Cioè, sesto senso. Ah, dai, il ping è abbastanza basso rispetto ad altre volte. Sì, vabbè. Vuoi una mitraglietta? Figo, però è inutile. Però è figo. Belle mitragliette laser. Perfetto per le roulette russe. Ogni colpo sarà carico. È l'unica roulette russa che giocherei. Sium.
E vabbè. O ma io sparo e non. Cioè, non muoiono. Quanto cazzo. Cioè, fa danno sta merda. E se vabbè. Qua sono in due. Fanno comunella. E vabbè, Madus 75, i Vadussi, gli altissimi neri. Dai, venite qua, venite qua. Oh, e vuoi morire? E non muore, non muore. Ma so io o non muore? Scrivi da parte dell'Axolotl senza voce. Diciamo che un minimo di voce ce l'ho rispetto alle altre. L'altra volta ero proprio zero, adesso un minimo ce l'ho. Senza voce, senza gambe, porco due, che merda come sto. 100-100 fanno Tropical, gioco delle armi in due squadre. 100-100 hanno votato comunque questo. Assalto Tropical. Oddio. No, mi sa che rifacciamo la città di merda. No? Sì, oddio che palle. No, no, non la voglio sta mappa. Sta mappa fa schifo al cazzo. Sta mappa fa schifo al cazzo. Comunque, poi se vuoi giocare con me, puoi farlo tranquillamente. E senza dignità, quella là non ce l'ho mai avuta. Quella l'ho persa quando ho cominciato a giocare a Fortnite, quella là non ce l'ho mai avuta la dignità. Dove cazzo sono? No, oddio, non mi dica hanno fatto la modalità quella che ti spara sotto i piedi per vincere come spa. No, dai, che merda di modalità hanno scelto! Che merda di modalità è questa? Dai, cazzo, sì, vabbè, questo qua. E questa qui devi bandioppare come un bastardo e basta. Li fai come in Team Fortress 2. Sì, il soldato di merda che prende e si spara sotto i piedi. Gesù Cristo. Dai, la gente fa così, mi sta sul cazzo. Team Fortress mi sta sul cazzo anche qua. Perché c'è un. Io resto qua, io resto qui. Guarda che bello. Io mi metto a cercare i porno qua sul computer, a me non me ne frega un cazzo. Sì, bravi, fatevi sparare, io sto seduto qua. Comunque rifiuto gentilmente, Roblox mi urta un po'. Più che altro perché volevo giocare a Minecraft, però non so in che cazzo di server giocare. E non posso fare, diciamo, roba troppo, diciamo, al competitive, perché per come sto messo adesso. Lo vedi pure tu, tra il ping e. Come posso dirti, la mia posizione, il mouse da 1 euro scrauso di quella di plasticaccia brutta che c'hanno la sorpresina, anzi manco ce l'hanno per quanto fa, cioè, fa schifo, è un pezzetto di chip dentro. Cosa cazzo pretendo di fare? Dai, Tropical, non me va quell'altra. Railgun Royale, Legacy Railgun Royale, Team. E no, mi sa che se fa l'altra cosa. Sì, dimmi che si fa questo. E no, vaffanculo, è un'altra mappa ancora. Ma c'è sta qualcosa di decente, no? No, ma non ti pare. Minchia che brutta la schimperata. Oh mio Dio, che brutti, sono alieni. Sono chihuahua, sono un ET chihuahua. Ok. Killato uno. Oh, guardate quanto lag, che bella la connessione. E peso dai cinesi. Regalato, non lo so, probabilmente sì, peso ai cinesi. Visto su Amazon costa tipo 5 euro neanche. E non so come quella roba là faccia, come faccia essere su Amazon e non solo su Wish e boh, AliExpress. Perché per me AliExpress è il posto dove comprare cuscini e roba stupida. E boh, Wish è il posto dove comprare qualcosa, boh, che ne so. Poi questo peluche a forma di foca gigante di 5 metri, stampato male, che tipo se lo prendi in mano diviene boh, una malattia rara bruttissima la pelle. Gesù, che. Ma. Spawn killer? Spawn killer di merda questo? Dai! Guarda! Guarda! Non mi stava neanche sparando a me! Dai, cazzo, le hack no! Le hack no! Le hack no! Dai, già i cheater. Dai, la pistoletta di merda però adesso, dai. Oh, ma sto cheater questi qua. Io vado di coltellaccio proprio brutto.
vaffanculo. Grazie al cazzo che vincono. Ci avranno le peggio, i peggio hack, le peggio robe su sto gioco. Questa hanno più cheater che su COD. Poi che cosa mi fa vedere? Ah, ok, no, le cose persone, invita persone. E probabilmente cambio il titolo della live in gioco con voi su Roblox, perché se no non mi si incula nessuno. Probabilmente tipo due gatti mi si inculano te. E tipo i bot che ho di Twitch, diciamo che sono fungono a mo' di censuratori di parole poco family friendly e brutte per Twitch. Che poi tipo, boh, Twitch si incazza se dici la parola che è simpatico, però vuoi dire zerbino di merda, quindi non lo so. Minchia, quanti errori di connessione? 4 in 16 minuti, wow, nuovo record. No, in realtà il record era tipo 30 in meno di mezz'ora. E non riesco qua a cambiare cose. 27 zoppi gay vanno in bici a picchiare Brunotti. Ma poi Brumotti, quanti cazzo hanno picchiato Brumotti? Che ieri stavo a vedere tipo in televisione così e continuava a fare il reporter così, ma la gente continua tipo a pestarla a sangue, poraccio Brumotti. Su Wish avevo preso un telefono a 10 euro, poi mi sono accorta che non si accendeva. Grazie al cazzo, probabilmente tipo quelli finti da esposizione. Non sei contento che ci sono? Sì, più che altro perché adesso sei tipo l'unica che ci sta. Gli altri non lo so che fine hanno fatto. Chiedo pure ad altri ai miei amici qua di venire un attimo se gli va. Saranno magari da telefono, quindi sono tipo bro stronzo di merda, gioca comunque. Sono. Oh, hello! E benvenuto nella gang del laghetto! Io sono Axel Laxolotto! Ciao, Zaccaria 703. Zaccaria? Oddio, mi sembra familiare come nome. Non lo so, Small Break Slot, memoria troppo corta. Comunque, beh, è un piacere averti qua nella gang. Se vuoi giocare, beh, semplicemente aspetta qua, ti incollo il mio nome qua di Roblox. E mi puoi mandare la richiesta amicizia e possiamo giocare insieme. Turu turu turu. Questo qua non è manco uno che invitate, è proprio così. No, questo qua, oddio, ho incollato l'intera ricerca sulla Silicon Valley al posto del mio nickname. Scemiscino Maxello, questo qua è il mio nick di Roblox. Però basta, sei troppo horny! Pinza, sei horny. Questo qua è crimine di horny. Aspetta. Dove Cristo Dio ho messo la pistola? Aspetta, fammi un attimo rovistare qua. Questo è crimine di orni. Non è concesso essere orni qui. Io sono l'unico orni. Capito? Dai, ritiro fuori il ferro, ritiro dentro, dai. Comunque, più che altro, il Discord non è solo mio, ma anche di Rob, più che altro di Robert, ma ci sto pure io. Mentre invece Telegram è soltanto mio. Quindi puoi stare tranquillo con Telegram. Lì pubblico più che altro tipo magari roba così tipo il chat, c'è una chat attiva e un diciamo posto in cui pubblico diciamo quando sarò in live. E tipo un bro, che cazzo ne so, vado in live, per favore stateci, please. No, non è vero. No, non sei orny. Leggermente, cioè, ma manco così tanto. Intanto se cambio in gioco con voi su Roblox, tanto il titolo generico, con voi su Roblox, V su Roblox, perfetto, fantastico, pazzo assurdo. Ah, cazzo, quindi se ti scrivo le porcate le vede anche altra gente, stacca, stacca, intendo su DS. No, no, su Discord no, intendo, ho un server di Discord che cioè, non è mio, è di un altro, diciamo è di Robert. Oh, hello, Kyogre, Kyogre, il Pokémon fantastico, ovviamente è l'unico Pokémon che conosce mio padre. E benvenuto nella gang del laghetto, insomma, tu con l'acqua penso che hai una certa affinità. Turududum, quella che senti in sottofondo è bella, Dindi Cirno, versione Giorno Giovanna. Aspetta, comunque se scrivo direttamente qua sopra il mio nickname di Roblox.
Oi, 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 perché era così tanto scoperto. Fammi togliere questo qua di Minecraft e fammi mettere questo. Però ancora non ho detto che volevo scrivere a un mio amico, ma alla fine non ho fatto niente. Se il dio dei mari, tecnicamente non doveva poi essere Lugia il dio del mare, cioè la divinità del mare, perché poi ci hanno fatto un bordello così. La madre di tutti i mari. Comunque questo qua è il mio nickname di Roblox, se vuoi chiedermi amicizia, e aspetta che a te adesso ti accetto. Ok. Marchino il bello. Ok, accettato. Hai visto Jojo? Non ho visto Jojo, volevo cominciarlo. I miei amici mi scastano il cazzo per cominciarlo. Prende, ci sono i miei amici che hanno, diciamo, finito l'anime. Diciamo, sono arrivati alla parte dell'anime che è uscita, così l'ultima. E poi sto io al... Ah, sono troppi episodi, preferisco vedere lesbiche arrapate che giocano d'azzardo male. Insomma, pochi episodi, tante minchiate. Viva Kakegurui. Io ho skippato parte 1 e 2 di Jojo ed ho guardato un po' di parte 3. Oddio, c'è un amico di un mio amico, diciamo. Diciamo il Pepo, lo chiamerò il Pepo, che praticamente si è visto soltanto la parte 3, ha skippato le prime. No, dai, non essere deluso, non devo cominciare. Più che altro non sai quando cazzo guardarmelo. Sì, lo so che potreste dire, sì, ma te lo puoi guardare qua... su sto sito di streaming, però è quello. Senti, sono aspettato di avere una cosa decente per guardarmi Kakegurui in italiano. Secondo voi Giorgio me lo vado a guardare in streaming così, con 700 pubblicità inizio, fine, durante? Provo a cliccare mezza cosa. Oddio, che pionda di merda. C'è un tizio qua, dice anche a me che pare un minion. Dai, dio, anche del mio Netflix. E intanto comunque ho finito la prima stagione di Kakegurui e mo mi stavo cominciando Kill la Kill. Cristo Dio, è stupendo Kill la Kill. Dove cazzo stai? Bastardo! Bastardi, chiamo da Reggio Emilia. Io mi guardo Haikyuu, Naruto, da te mi guardo reincarnate. Oddio, quella volta mi sono reincarnato in uno slime Black Clover, se lo sono visto il mio amico, il Giovi, quello che chiamo la divinità. Che in manco un mese di meno si è guardato tutto quanto Black Clover e altri anime, One Piece e Inazuma Eleven Go. Oddio, c'è un piccolo aneddoto di mio padre, qualche giorno fa, che praticamente tipo si stava guardando tipo di sera ed era cominciato, era cominciato One Piece, diciamo un episodio così. E c'era tipo una scena, diciamo, di fanservice con il ragazzino drago. Diciamo, il ragazzino, quello là che si trasforma in un drago, quello là che c'ha il buco in capoccia, praticamente. Quello là che è mezzo pelato. E praticamente, che tipo se stava, diciamo, a cosa sulle tette, della classica tizia anime, ve lo descrivo così. E quell'immaginate, tipo, il... Oh no, ma come potrà mai pensare male questo povero bambino spaventato? Così è che si sta facendo, tipo, la doccia, mi pare che era con Robin pure, c'era. Va bene. Però comunque è quel che sta così, e vi dico mio padre che guardando spesso il ragazzino là, e gli altri stanno tipo, porco, come ti è? E praticamente tipo si è messo a ridere, e io sto tipo mio fratello che sta tipo, adesso ti comincio a guardare anche gli hentai. E sì, ho scoperto che probabilmente mio padre si guarderà soltanto anime fanservice d'ora in poi. Cazzate a parte, devo concentrarmi più sul gioco e meno su sparare cazzate. Wow, senza texture, let's go, mi ha smembrato. Tuo padre otaku bug. Allora, su Roblox c'è scritto 20 qua sopra il mio nickname, cioè Moncino Paxerello. E no, non è un otaku, non, diciamo che l'unico anime che guarda veramente è Dragon Ball. Però probabilmente tipo se lo convinca a guardare Kill la Kill, se lo guarda e ci riderebbe pure lui. Secondo me è uno di quegli anime là. Vedendo cosa piace mio padre, è uno di quegli anime là che tipo prenderebbe e riderebbe come un coglione come me. Quindi sì, probabilmente farei vedere quel tipo di cose là a mio padre. E che poi tipo... diciamo che c'è certi anime che mi ha visto vedere, tipo Scimoneta, è rimasto un minimo stranito, soprattutto la scena da porno fra mosche. Bellissimo. Bellissimo, Scimoneta. Più che altro è arrivato al terzo episodio, poi ho smesso.
perché avevo cominciato la scuola, me l'ho visto altra roba. Sì, perché ovviamente devo cominciarmi un anime con tizie su carri armati. Ovviamente, sì, parlo di Gurren Lagann. Perché gli anime sulla guerra, quelli fatti bene, no. Quelli brutti, sì. Gun Rotation. Mandare amicizia. Ok, adesso ti accetto, aspetta. Accettato. Perfetto. Io guardate, anche Sword Art Online, io ti dico, allora, io non ho guardato né Attack on Titan, né Sword Art Online, né JoJo, mi dispiace, raga. L'anime che ho cominciato veramente è stato, diciamo, vabbè, Death Note e Konosuba. Diciamo, quello che mi ha fatto proprio guardare anime prima, seconda stagione, film, è stato Konosuba. Quindi diciamo l'avvicinamento agli isekai è stato tramite quello e non Sword Art Online. Mi dispiace, raga. Mi dispiace così. Più che altro è quello, non so se guardarmelo Attack on Titan. A me Sat non piace. Tendi magari di Busao? No. A me non piace. È un po' basic, magari no. E lo so, e infatti c'è stato un botto di roba che mi vorrei guardare. Per questo mi serve Netflix, per questo ti ho chiesto Netflix. Perché 90% di anime che mi devo vedere, diciamo che preferisco magari se sono action o roba particolare, minchia, che cazzo è il lanciabanane? Che cazzo è sta merda? Bro, cos'è? Va bene, comunque boh, è quel preferisco guardarmi in lingua originale. Visto che tanta, diciamo, di doppiato, visto che tanta roba in lingua originale, poi dopo se stanno con combattimenti è un'ira di Dio. C'era Zero Due qua davanti! Wow! Waifu iperblasonata, proprio di quelle là sopravvalutate, vedo. Che poi pensare che quelli là che hanno fatto, che lo studio Trigger, che sono gli stessi metodi che hanno fatto Kill la Kill, Penny e Stocking, così, hanno fatto quella cazzo, diciamo, Darling in the Franxx, cioè, ci rido un po' sopra. Cioè, perché passare da una cosa così a una, cioè, Dio santo. Però non so quanta roba abbia fatto lo studio Trigger, di preciso. Oh mio Dio! Posso volare? I can fly! Bellissimo! Faccio il culo a Zero Due! Dio santo! Che poi la waifu tipo di un mio amico, che viene sfottuto appunto per questa qua come waifu. Sì, lo guarderò. Lo so, l'ho notato che è il Zero di un rosso. Eh sì, poi lo guardo. Mio Dio, ma è una banana. Ma è una banana rossa indemoniata. Comunque vedo un po' di merda e un po' di ping, un po' la posizione di merda in cui sto. Porco Giuda, come cazzo sono volato. Sono tipo con una gamba praticamente mezza rotta, quindi let's go. Quindi sono uno di quelle persone là che può dire seriamente lo faccio per voi. Perché volevo starmene a letto e non fare un cazzo. E ho deciso di mettermi a giocare ad Arsenal e bestemmiare per il puro gusto personale dell'intrattenere qualcuno. E dai, e muori! E non muori. E vabbè. Mica sta a far culo. Ma se mangio un ghiacciolo. Ah sì, se mangio un ghiacciolo e poi soffi, sì, tirare la fredda. Anche la stessa cosa mi pare che era con le Golia. Se sei uno scoiattolo e mangi le Golia, scorreggi ghiaccio. Questo qua è quello che ho imparato dalle pubblicità. Non so scrivere. Non tutti sanno scrivere, manco io. Infatti ti pare che sto facendo temi, che sto parlando di roba filosofica o di scoiattoli che scorreggiano aria fredda, scusa. Standard, due team. Bellissimo. Deploy. Partiamo. Senti la musica? Sì, ho sentito la musica. Alzo un po' il volume perché magari se non si sente. Non so se voi sentite l'audio di gioco. Boh, mi butto in squadra blu.
Poi dimmi se l'audio è troppo, troppo forte, troppo piano. Non so che canzoncina cantarti, mi dispiace. Vabbè, che cazzo è, sta a volare. Volare, dai, vabbè. Che per, cioè, per una cosa di San Valentino con la skin dell'Heartless, seriamente? Seriamente? Seriously? È tipo una cosa per il culo? Non riesco manco a girarmi. Canzoncine ho cantate tanto, soprattutto. Io più che altro canto quando sclero seriamente. Oh mio Dio, troppe waifu, oh mio Dio, l'attacco delle waifu. È tipo un film horror bruttissimo. È tipo Jurassic Park. Cioè, cazzo, invasione di dinosauri. Ok, basta. Cazzo, c'è la sfiata fatta. Basta, basta. Non hai l'ornipass, lo sbloccherai. Ma adesso non hai ancora l'ornipass. Senti, se non c'è gente come Tony che di solito mi guarda tutte le live da mesi, cioè ormai da 6 mesi, da quando ho cominciato. Non ce l'ho puoi avere tu, mi dispiace. Niente ornipass durante le live. Cioè, quella del. Guarda, devo ritirare fuori il ferro. Devo ritirare fuori il ferro, eh. Guarda. Seriamente? Non hai l'ornipass, mi dispiace. Cioè, non faccio le regole qui, mi dispiace, però. Però mi tocca. Attacco un waifu, eh sì. Con gatto intendi la pussy o letteralmente comunque un gatto fisico? Dai, cazzo, quanto. Dove sono tutti? Dove sono? Perché quello stava cagando per terra? Ah, con control ci si abbassa, minchia. Sono in una posizione scomoda, sto morendo, cazzo. Donate per farmi ricrescere un'altra gamba, sono un Axolotl, mi ricresce in poco tempo. Dai, ok, ti meriti l'ornipass, va bene? Ma non lo spiaccicare qui ogni 2 secondi, sono io che devo fare commenti brutti sulla gente, ok? E anzi, già che mi sto trattenendo, visto che ci sei tu. Perché i commenti sul come spanare il culo di Zero Two, se no l'avrei fatti già bizzeffe. Ti spanerei il culo e ti sbatterei contro il muro, porco Dio. Fatto! Ammazzata! Cadavere ancora caldo! No! Il cadavere era ancora caldo! Era così giovane! Era così giovine, raghi! Era così giovine! No, quale cazzo? Era così giovine, raghi! Non può morire così! Dai, non può, non può. Ede. Poi che mi scordo quali sono le espressioni facciali e il must. Il momento in cui l'audio tipo scompare, poi. Cioè, sembra il cazzo diverso di un Pokémon o di uno stand. Vabbè, sto spammando l'ira di Dio! Muori! Lord de Toma. De Thomas, Tom. Il trenino, cazzo. Oh mio Dio, il suono di Windows. Oddio, il suono di Windows quando muori è una cosa bellissima. Sono Brumotti, l'amico delle guardie, si fermi! Questo qua è possesso illegale di armi, non può detenerli in questo luogo. Non può tenerli in luogo pubblico, siamo in Italia, non in America, stronza. Si avvicini! Signora, si calmi! Signora! Signora, si calmi! Sono amico delle guardie, ma parlo pure con i tossici che spacciano. Tranquilla, non ne voglio fare del male. Uno ha preso il coltellino d'oro, chissà come mai, non è che c'ha le hack. Chissà come mai, ma non l'avrei mai detto. Ma non l'avrei mai detto.
Lasciate stare che siete più voi che giocate e io che intrattengo e basta. Il mio compito è quello di intrattenere. Perché? Oddio, c'è qualcuno di qua. Ok, la musica è la tua o è di qualcun altro? Aspetta, no, secondo? Let's go. Mi mangio un altro ghiacciolo. Va bene. Basta che non fai tipo quelle challenge stupide della gente su TikTok che si infilava in qualche altra parte. O che fai tipo Dennis Do... Che era? Che poi non ho mai capito la cosa di Dennis Dosio e le patatine nel culo. Fatto sta che un giorno l'ho incontrato Dennis Dosio dal negozio della Nike. Lo devo prendere per il culo tantissimo. Però non potevo. E vuoi? Non grazie, niente ghiaccioli qua, fa freddo. Mi compenetro con il pavimento. Oh no, sono stato sparato da Harley Quinn. Oh no. Arlecchino mi ha fatto male. E il bello che Arlecchino lo sto studiando in italiano. Let's go. Cristo Dio mi ha fatto... Mi ha sparato oltre il soffitto. Che cazzo di poteri c'è questa? Fammi avvicinare. Un po' di più la serie che se no tipo prende il tuo mi va in cancrena il braccio. Dai, è qua che non muore, è qua che non muore. Questo è un Inkling. Venuto fuori da Nentai. Questo qua che cazzo è? Megazord. Visto, è qualcosa tipo di un mega. Chium. Ratatatata. Dov'è? Da quale parte? Fish! I like big fish. Blup blup blup. Oh no, I'm a fish. I like big fish. Io non riesco manco a killare una persona. Io voglio far notare 484 di ping, raga. Domanda, ma la live quanto va di merda? Che per... Io la vedo normale, cioè per me giocare è normale. Cioè, l'importante è che non frame laghi. Vabbè, Gesù Cristo. Oh mio Dio, la paperella gay! Paperella gay, paperella gay. Paperella gay, se l'uccello che vorrei. E vorrebbe il primo a beccare il pane, poraccio. Aspetta, lo puoi... Zero di uno, lo puoi cavalcare? Lo puoi cavalcare? Lo puoi cavalcare al posto mio? Sei te penso che tipo sei abituata a farti cavalcare, però puoi fare anche qualcosa per me, giusto? Cavalca. Brava, Zero Two. Brava, Zero Two. Fantastica. Come morire come deficienti. Harry Potter nel sottoscala! Muori! Muori bastardo! Muori stronzo! Sì, vabbè, ma Giro Girodondo sta a giocare. Penso che tipo su Roblox quasi è tipo un po' infattibile. Proprio che altro, tipo su Minecraft molti non ce l'hanno. E io ce l'ho craccato, quindi in molti server non posso giocare. Quindi, cioè, fare le classiche modalità poi meno che cago il cazzo. E poi volete tipo consigliarmi qualche mappa da provare, da giocare insieme qua su Roblox, fate pure. Qua gli stanno sparando il culo. Intanto fa poco a raggiungere il numero massimo di kill, hanno vinto. Mi sa di sì, mi sa che è una kill del King e hanno vinto. O è tipo a cosa delle armi, quindi... Vince chi arriva prima alla fine. Dai che non spara! Ce lo sentite pure voi che cazzo di bremere su sto mouse di merda. Non riesco a cambiare arma. Cambiamo gioco? Se ti va dimmi te che gioco vuoi fa. È normale che i nonni siano i bestemmioni. Senti, se lo posso fare pure io lo puoi fare anche, lo può fare anche tuo nonno. Anzi, ha molta più conoscenza delle bestemmie di me.
Quindi diciamo lui è il pass per le bestemmie. Entra da me, ok. 11 euro di connessione. Secondo me sta laggando di merda sta live. Tanto di cappello a chiunque tipo riesca ancora a giocare recentemente. Bro. Qua aspetta. Fammi andare poi una cosa qua della home. Potremmo vedere proprio chi si sta in live. È Robertolo. Sea of Chill. È tipo. Il titolo mi ricorda Sea of Thief, però è molto più tarocco. Tanto devo un sorsetto di non lo so. Vino! Ah, senti che musica è tranquilla. Ok, ero praticamente nudo sopra di te. Comunque, noto quanto è bello il mio personaggio fatto per roleplay brutte. Questo qua è tipo il mio bellissimo personaggio con una gamba in un modo, una in un altro. È stupendo, insomma. È fantastico. Volevo pure fare un braccio quadrato per fare tipo un mod di braccio da classico sigatore accallito, però ho preferito, diciamo, mantenere le braccinette, quelle belle. E che stai facendo in sto gioco? Vedo un buco. Ci entro. Non ci becco il cazzo, poi ci entro tutto. Sono Gesù! Cammino sulle acque! Sono Gesù! Cazzo, sono Gesù Cristo! Chi è che si è scritto? Hello! Matteo Italiano 2022! Oh, wow! Benvenuti alla gente, la gente! Io sono Axel Axolotto e dentro di qua sopra è il mio video. Se vuoi giocare con me, fai pure! Per esempio, sottofondo e la fine di giorno, perché è il giorno Giovanna! Mi è stata più vergognata che peraltro. Che gioco romantico, non si sta facendo niente. C'è una casa. Ci sono le mele. Sono tutte, non lo so. Sono mele veramente grosse. Rick sarà orgoglioso di te. Secondo me Rick vuole tipo venire a vivere da te. Posso sdraiarmi sulla sabbia. Postiamo, c'è il legno, c'è il cioppare gli alberi, insomma tutto quello che volete. C'è un albero su cui mi posso arrampicare e fare monche. E forse è il momento di ritirare fuori le mie mani monche. Sì, ok, ho aspettato tutto questi anni per ritirarlo fuori, anni. Mesi per ritirare fuori le mani monche. Due miei prof sono bimbe di Putin. E chi è che non lo è? È tipo Conte, chi è che non lo è? Minchia, figo. Cioè, pare che c'è l'RTX. Pare che c'è tipo l'RTX. Però, cioè, Cristo Dio, quanta voglia. La casa ti può entrare? No, la casa è tipo la porta per il paradiso. Non puoi entrare, devo ancora morire. Prima muoio e poi non lo so. Tanto non vedere qua tipo se qualcun altro che mi ha mandato la richiesta d'amicizia. No, ok. Più che altro perché non so se certe volte i follower prendono e vogliono giocare anche loro. C'è l'HD, se lo tolgo. Ah no. Ah, sai, più come se l'HUD. Cioè il menu. E quindi cosa si fa qua? Cioè io qua vedo alberi, vedo cose. Poi posso choppa. Let me chop this fucking tree. Motherfucker, fammi Cristo di tagliare sto albero. Sì, è tutto molto chill, bro. Però qua dov'è il content? Dov'è il cioè è bello. Ma è tipo l'anime quella sulla divisa da Marinaretto, come cazzo si chiama? Che dice è bellissimo da vedere, ma probabilmente di una noia mortale. Però perché quella, cioè, diciamo, è animato bene, il reparto grafico è carino, è wholesome, quindi va bene. Posso incolarmi la spada nella roccia?
Non posso incollarmi la spada della roccia, mi serve un piccone. Tipo Minecraft, mi serve un piccone. Guarda, guardate i bambini come Giovanna d'Arco, storicamente accurato. Entra da me allora. Perché cioè, ok tutto, ma troppo chill, poi dopo cioè, si perde il bello. Che dovrebbe essere una lab di quelle chill. Il problema è che io non lo sono. Tu sei una bimba di Putin. Sì. Ok, dai, dopo aver fatto questa cringiata posso pure spararmi in bocca col veleno. Ma più che altro di Conte, però pure di Putin, non lo so, devo ancora vedere. Che cos'è sta musica? Giorno 1, Glemo? Che intanto vuol dire quello che tipo se si vede, se ho tutto a posto. Devo cliccare trovare. Play, semplicemente. Slum. Però aspettate, perché io vi faccio vedere che. Aspetta. C'è un piccolo problema con questi giochi, perché le espressioni facciali si vanno a combinare creando queste cose del demonio. Ed è un piccolo problema del mio modello 3D. Quindi se vedete tipo che metterò tipo espressioni strane, state tranquilli. Hello, motherfucker. Ma stiamo nella stessa squadra? Non stiamo nella stessa squadra! E che cazzo? Sì, ma dammi il tempo di, rivivarmi. Rialzarmi in piedi, insomma. Molotov. Oh cazzo, sto andando a fuoco! Oh mio Dio, sono troppo hot. Mi sa che sono tipo di livello troppo basso per fare qualsiasi cosa. Ma perché quel suono quello là? Oh mio, uno sta morendo tipo bruciato. Due, perché quello tipo sembra il suono tipo dell'inizio dell'inno russo? Domanda. Oddio che animazioni brutte. Store. Quanti soldi ho? Non ho un cazzo. Posso permettermi qualcosa? No. Nether, casi. Se donazioni sto cazzo, non c'ho soldi. Questi qua is this a pedun. Non mi stavo sbagliando. Ma c'è il tizio col Cristo e Dio di falce che va in giro a tranciare gente con l'inno comunista. Bro. C'è la peggio merda. C'è 20 cose mixate insieme. Per me non riesco manco più a distinguere che cazzo stia succedendo. E mori. Mica sono i cadaveri, lasciati qua. E fateli fuori. Mi dispiace, ma te lo devo fare. Cazzo, la musica così. Perché tu c'hai lo spadone? Perché tu hai lo spadone alla Final Fantasy? Cioè, o alla Berserk più che altro. E poi c'è sto io così. Che è sta mafia? Perché voi potete e io no? Che è sta cazzo di mafia? Oh, il mio gatto ti ama. Probabilmente. Oddio cazzo. Ok. Io amo il tuo gatto, ok? Scusate per quelle volte che ho detto godiamo i gatti così. Più che altro è istinto di Axolot. Cioè, per qualsiasi cosa che potrebbe mangiarmi mi sta sulle palle. Quindi potenzialmente anche voi. Accetta, sì, vabbè. Se state a fare comunella, ditemelo. Ditemelo, questa qua è comunella. Cioè, me ne vado, cazzo, questa qua è comunella.
bello finalmente tornare in live a giocare qualsiasi cosa che non sia coso, che non sia Pokémon. Io tanto mi stavo rincoglionendo a giocare solo a quello. Finalmente forse. Oddio, però giocare della natura sarebbe un po' scomodo. Se faranno finalmente un che ne so, Genshin Impact per Switch. Cosa che sicuramente la faranno. Finalmente oggi avrò qualcosa da fare. Oh! Oh, ma che sono sti scatti? Che sono sti cosi? Che hai scritto? Fammi vedere. Perché qua non mi ha aggiornato la chat? E perché qua mi ha. Non mi fa vedere qua, dico perché ti ha tolto le cose. Dio, Lino. Perché qua non mi fa vedere quanto è tipo aspetta? Ho soltanto messo qua per 60 secondi il muto. Bro, no. Si dice Lolico. No, no, neanche. 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 Non si dice. Non fare la bimba cattiva. A passarci qua sono io. Non dire queste cose. Le battute che ho fatto, sto facendo e farò sulle lodi sono tutte quante battute. Ricordate, i bambini mi stanno sulle palle. Oddio, non tutti, però diciamo quelli che sono tipo ho 20 colpi pompa, 2 mitragliette, così è. Sì, quella sì. Che poi erano due colpi bomba, 20 mitragliette, 2 assalto. Cosa pensi che vada a pushare? Che è così? Allora sì, il mio gatto ha 1 anno e mezzo, c'ho ragione. No! Oh! I gatti hanno, diciamo, gli anni in maniera diversa dagli umani. Quindi diciamo che non sono, diciamo, perseguibili legalmente per ora. Se si tratta solo di gatti. Poi se si tratta di qualche altra cosa allora sì. Cazzo. Ah! Bah! Ah, cazzo. R Cristo Dio. Oddio, non lo so quanto diciamo come invecchiano i gatti. Oddio. Come? Con 2 Google. Età dei gatti, dei gattini, neko, miau miau, uhu. Hello, chi è qua? Hello, Mike, e benvenuto nella gang della Getty, sono Axel Axolotl. E beh, se fai giocare con me, quello c'è un vicino batterello e il mio nome è di Roblox. Decideremo poi insieme a te da giocare. Che mod è brutto? Non è una mod, è come un gioco, è un gioco di Roblox. E mi porta i bambini con il triciclo. Oddio, cioè, l'unico mezzo che possono guidare, lasciaglielo guidare almeno quello, poracci. Poi se stessi io su un triciclo invece quello là andrebbe bene. Uè, anche tu, oh! Che si sta avvenendo qua, non venite a correre a guardarmi in live. Comunque aspettate un attimo, poi vedete quanto. Allora, un anno umano in anni da gatto, in anni umani, quanto è? Ogni anno, allora, il primo anno corrisponderebbe a 15 anni, quindi alla tua stessa età quel gatto, quindi non dirmi che sono un P-word, un lolicon, perché non è così. Qui si considera praticamente loli quello al di sotto di 14 anni. Mica, quanta roba sta venendo, Cristo Dio. Mario Brookhaven è migliore per me. Vabbè, poi mo vediamo qua che gioco. Io sto giocando un po' a tutto. Prima stavo giocando ad Artelan, ora mi sto spostando qua.
Che succede di bello? E niente, sto praticamente con una gamba sola, visto che tipo una è mezza sfondata, tutto storto a giocare a giochi di Roblox a caso, come va di merda. Però va bene così. Insomma, non si può avere tutto dalla vita. C'è gente che ti segue su Twitch, ma una gamba in meno. È tipo il patto che ho firmato per sconfiggere Telo. Sconfigge Telo Giratina, ma perdi una gamba. E una volta mi ha tirato la gonna con il suo triciclo di merda. Volevo stare a osservare quella scena lì che sa tanto tipo di scene comiche anime, di quelle tipo fanservice bellissime. Salve, bella! Vabbè, uffa, coda, ho ordinato il Bloody. Che cazzo è Bloody? Lo so, povero, Vabbè dai, succede, oh, non si può avere tutto. Più che altro è un... stavo a camminare così alla cazzo di cane. Questa è tipo che mi si era rossa del gioco tipo un paio d'anni fa, perché ho ballato l'Orange Justice a casa di un mio amico e il pavimento c'era la cera per terra, mentre lavato con la cera, e ho preso, stavo là tranquillamente così, mi alzo, mi metto a ballare, scivolo, sbatto contro il muro, il ginocchio prende e tipo esce fuori. Io ero tipo là dolore. Io all'inizio manco mi ero reso conto, guardo verso il basso, mi ero caga sbrognata addosso di brutto. Ma qualche giorno fa, tipo, cioè l'altro ieri, tipo, stavo andando in bagno, talmente tranquillo, così in petto a Cristo, pa, mi riesce fuori il ginocchio, cado per terra e mi ammazzo. E anzi, in quel momento ero tipo, sì, ok, così, ma dopo ho cominciato a camminarci sopra, ci cioè, ho fatto una live col ginocchio così, ed ero tipo, mamma, non so se andare all'ospedale, ma che cosa mi diranno mai? Ho il gesso. Non posso muovere la gamba. Let's go, che bella la vita, insomma. Il Brody a 60 è un mouse. E io che sto ancora con quello da 1 euro. Coglione io. Comunque vogliono spostarsi su qualche altro gioco, visto che qua sto un po' messo di merda. Che probabilmente non si vede, avrò tipo 5.000 di ping e starò tipo giocando a sta merda qua per grazia divina. Minchia, però che bella questa cosa. Mi sta tenendo la spada al contrario? È un crocifisso cosmico? Cos'è? Comunque, bel piede. Sì, sappiate che lei è l'unica persona a cui ho uscito il piede. Non ho un OnlyFans, penserò di farlo in cui pubblicherò soltanto foto dei miei piedi. No, non è vero, non lo farò mai. Oddio, forse. Aspettate che... aspetta. Se vi faccio vedere il mio piede, aspettate qua. Niente. Si vede? Ok, aspettate qua. Niente. Ok. Guardate qui. Ta-da! I miei piedi! Sì, vi è uscito il piede, felici? Siete felici adesso? Spero di sì. Niente seghine con i piedi però per ora. Non lo so, in futuro può darsi sempre, sai, non sai mai cosa ti riserva la vita. E ripeto, il giorno prima stavi semplicemente vendendo poi, tipo arrampicandoti dappertutto, e il giorno dopo lo prendi e ti sfondi male. Ti iscrivi in palestra per migliorare il ginocchio comunque se ne va a puttane, ignorando il fatto che tipo tu ti stia allenando e abbia pagato per quello. Il piedp sembra tipo le cose tipo alla Dlarz. Che sta tipo giochiamo a Unp, che è il posto della mette la P. Unp. Il mio gioco preferito, che è la versione da Rocca che ono diventa Pnp. Giochiamo a Pnp. Comunque se vediamo qua i pochi altri giochi qua che mi ha suggerito. Se c'è stata qualcosa qua, come erano almeno. Brugen, perché questi alcuni qua mi dicono qualcosa. Però voglio un attimo vedere per figurati. Tanto quanti errori di connessione c'ho, porca puttana. Sto letteralmente collassando, porca madonna. Ok, duicciole. Le gocciole, le lucciole. Tanto voglio vedere un attimo qua. Ok, aspetta, fammi un attimo vedere qua su cosa Brookhaven. Ah, Brookhaven era, vabbè, roleplay. Il nuovo personaggio diciamo che è nato un po' da roleplay.
Diciamo che il mio personaggio è nato, diciamo, da un roleplay brutto. Era tipo io che faccio da figlia a qualcuno e ci provo palesemente, perché ci stavo provando palesemente. Tipo, io sta qua mi doveva fare da madre, sta tipo, eh sì, quindi che poi per cena pizza con le patate. Perché così è, con te sopra, che era tipo la roba più brutta. Cosa vuoi per cena? Te. Ti devo porre pizza con le patate perché mi piacciono le patate. Wink wink con la faccina con l'occhiolino. Ciao ciao, goodbye, vai, bello studio. Fai quello che non sto facendo io in questo momento. Più che altro qua tipo non so se ci sta ancora tipo qualcuno da importunare. Più che altro perché così, tu mi bullizzi, no, non ti sto bullizzando. Bullizzare è tipo un'altra cosa. Cioè, bullizzare è tipo. Aspetta, è troppe seghe. Dammi tutti i tuoi soldi, figlia di puttana, se no non rivedrai più la luce del sole, ok? Dammi tutti i tuoi compiti, mi raccomando. Mi raccomando, se no. Non uscirei più viva da questa scuola. E ti puzza il culo. Questo qua è più, classiche cose dal cyberbully di merda, quindi. No, no, quella là non è bullismo, è il trattamento che dà tutti quanti i fan in live, mi dispiace. Cioè, ti ho distrutto il sogno, pensavi fossi pucciosina. No, mi dispiace. Raramente lo sono. Lo ero all'inizio, manco. All'inizio molestavo gente su Gacha Life. Quindi sì, mi dispiace averti rovinato questo sogno. Che Brookhaven qua però. Oddio. Non c'è se non ho qua qualche hobby, qualcosa da fare. Ma stai zitto, erano di me. Io? Ti devo ricordare la mia altezza di questa forma semiumana? Scusa? Cioè, posso capire se tu ti riferisci quando è una forma simile a scricciolo. Cioè, ma forma semiumana. Cioè, già ho detto l'altezza mia, ho avuto un intero dialogo sulla mia altezza. Recuperate le vecchie live di Pokémon se volete saperla pure voi, non la vado a dire in questa live, ve la dovete meritare, insomma. Boh, se no intanto mi ributto un pochetto qua su Arsenal, visto che intanto non si sta facendo un cazzo qui. Mi ributto su Arsenal a bestemmiare male. E il culo io agli altri voglio fare. Ma non so capace, porco due. Sì, 1,10 m. Se lo dici tu, se lo dici tu. Senti, se mi basta di me, accettalo. Intanto i fan poi tipo non lo sapranno mai chi sei, cosa sei. Quindi potrei poi dire il. Sei alta 10 centimetri. E i fan mi daranno per scontato che è vero. Rispetto a quale forma sto trattando, se l'umana o semiumana. Visto che diciamo ha avuto tante, diciamo, metamorfosi, chiamiamole così, anche nel mio ricordo, tante un manga brutte, non voglio ricordare. Diciamo che prima mi veniva più difficile trasformarmi in Axolotl, e quindi diciamo che era. Diciamo che ero tipo così. Sì, era molto da perfezionare la mia prima forma, diciamo. Molto basilare, cioè. Diciamo che adesso ho imparato meglio a ponderare, diciamo, come mettermi bene le mie varie forme. Formiole. Diciamo, facendo roba pure come questa. Aspetta, no? Non è neanche quello giusto. Qual era la forma giusta? Non me la ricordo. Ecco, forse è così. Vai. Ok, questa qui è la mia forma giusta. Ta-da! Sì, ho tante forme. E il bello, diciamo, di poter cambiare aspetto e avere comunque poteri. Da grandi poteri derivano grandi cazzate, quindi sì, lo sappiamo tutti. Ma quando? Ma dove? Ma in culo? Sì. Intanto ci stai soltanto a te, tranquilla, non nessuno intanto sta qua adesso. Mi segno uno spettatore che sicuramente siete. Mi dispiace di starti bullizzando in live, giuro, mi sento di merda per quello. E quando sto in live, diciamo, cambio totalmente.
Sarà Roblox che mi rende così. E dai, 115, 104 mi merito. Ma che pistola strana è questa? Quanto male fa? Qualcun altro? Fammi fermare un attimo perché quella la stava facendo. Allora se la messo le mostre da ballo. Comunque, hello world! Skeleton Lizard, oggi benvenuto nella gang al laghetto. Se vuoi giocare con me, questo è il mio nickname, c'è il mancino passerello su Roblox. E basta che prendi e mi mandi l'invito per giocare insieme a me. Mi fa patinato. Ah, che botta! Ma non intendevi quello che mi fa dei casi? Mi dispiace, ho frainteso. Ho fatto con il giocatore di football con una pistola. Non penso che le regole del gioco siano queste. Sì, ma non prende danno. Comunque ora che senti in sottofondo e la team di fermo perché è giorno Giovanna. Mi è stato tanto bene con la mia, se te lo chiedi, non ho visto Jojo, non mi sei... Cioè, non smettere di seguirmi perché ho detto questo, per favore. E va... Oh, ma non fa danno sta pistola! Cosa cazzo... Ma è una pistola che lancia pistole? È una pistola che spara pistole? Oh mio Dio! Ma no, no, ok, no, non è quel... non è come pensavo, ma... È tipo il Reaper di... cosa? Di Overwatch. Lo so che lagga un botte, perché... Se vedo qua sotto il ping, diciamo anche solo del gioco, sto tipo a 148, 151, certe volte botte di 400. Lo so, il problema è 200, appunto. Non è colpa mia, è colpa della connessione, c'è posto fan cazzo. Il computer va fluido, la connessione di merda, 500 di ping, minchia. E no, c'ho quella del Burundi, mi dispiace che c'ha connessione così de merda, però non c'è posto fa niente. Cioè, non è che io, non so io che lo voglio, io già, senti, già quella voglia di streamare con una gamba ingestata, tutto storto e giocare ad Arsenal. Già tipo, mi dovresti dare, diciamo, un Oscar soltanto per questo, diciamo, un premio al dedizione. Quindi diciamo che quel, dai, un po' deve passarci sopra un pochetto di lag. La connessione del Burundi si può passare sopra. Che poi ho tipo 24 errori di connessione e non so quanto ping, quindi bro. Sandtown, Legacy Competitive 2. Tanto nessuno farà quella là. Adesso avrei fatto seriamente sta mappa. L'hanno fatta seriamente. They are stupid to think they will win. Point and click is that easy. Cioè, spara, spara, piu, piu, è facile, lo dico, lo giuro. Whoopede, ok. Intanto qua devo fare semplicemente il culo ai nemici. Oh mio Dio, un talebano si è infiltrato nella nostra base. Spariamo ai terroristi. Mi butto in faccia al nemico, gli entro col cazzo in bocca. Ops, mi scuso, è stato un incidente, polizia. Un'estate colpa mia. Ok. Dove stanno? Dove stanno sti camperini, dopolini? Sti agherini? E vabbè, dando stanno? Abbassa gli FPS sulle impostazioni del programma della stream. Ci sono solo io, lol. No, cheat. Ci sono anch'io. Due. Eh sì. Prima c'erano in 4, alcune volte in 3, altre volte così. Le mie live diciamo che sono un po' un mappazzone di gente nuova, gente vecchia. Tipo che ne so, prima era passato Coda di Paglia. Quello che diciamo mi ha fatto aumentare di follower, diciamo. Visto che sti a Capodanno mezzo ubriaco era lui che mi ha supportato. Visto che era in quarantena a Capodanno. E quindi praticamente diciamo che questo è stato il mega festone tutti quanti insieme in live appassionatamente. O così, per ora siamo messa in 2. Se vuoi giocare pure te, mandami, basta che mi mandi amicizia. E poi provvedo ad accettarlo. Whoopede, ok, qua ci sta un cazzo. Ok.
The winner is, va bene, la nostra squadra, quindi sono italiana e dirò che abbiamo vinto, che ho vinto, tipo tipo il calcio, abbiamo vinto. Neanche una persona ha partecipato alla partita e tipo l'ho presa sul personale. Lo so, 11 follower, sì, quando facevo ancora il lag proprio di merda. Il fatto è che è migliorato magari la qualità dell'audio visto il microfono, ma la connessione fa ancora più schifo di prima. Lo so, non è tanto, ma è un lavoro onesto. Più che altro che poi dovrebbe essere la connessione quella 5 GHz 5G. Cioè, dovrebbe essere quella 5G e va comunque di merda. E sto qua per farti capire, diciamo in Italia, quanto fa schifo. E vabbè, Gesù. Poi praticamente la maggior parte dei follower e roba così l'ha avuto, ripeto, nell'ultimo anno. È stato, diciamo, il glow up meme. Tipo la meme del tizio là di El Big Brain. Dove cavolo sono i rosti? Comunisti! Spariamo sui comunisti. Va liscio. Adesso lag, porco di... Bro, non sono io che decido. Può essere che ci stanno momenti in cui va fluido e momenti in cui lagga di merda. Infatti non riesco manco a sparare un colpo al nemico che muoio. Tipo adesso. Quindi per questo qua, se mi hai giocato di merda, è un mix di connessione, mouse da 1 euro e la mia incapacità a giocare in generale. Il fatto che, diciamo, sto nella condizione peggiore per giocare. Mi sento tipo un po' Saitama, tipo eroe per noia. Minchia, sono ragdollato, 5 GB Ibra, HD Amazon, Prime LGBTQ ABCDE, sesso non protetto. No, sesso sempre protetto, mi dispiace. Mi dispiace qua, ti devo dire, la versione con l'advance c'ho. Quella con NordVPN, oh, e lo Surfshark, però non mi pagano abbastanza, anzi non mi pagano affatto per dirlo. Un giorno vorrei vendere le mie NFT. Se intanto non le comprerebbe nessuno, porco dio, armadillo. Dio armadillo. Oh, e vabbè, sì, 4. 4. Per Nemesis. Corri, scappa, c'è il Nemesis, merda, scappa, corri, c'è il Nemesis, scappa. No, mi ho ucciso. No, ok, il conte Fancula. Pensavo fosse Keanu Reeves, vorrei farmi ammazzare a Keanu Reeves, è l'unico che può farlo. Tipo la tizia Lenka Kikurui che vuole farsi ammazzare dalla protagonista e voglio farmi ammazzare da Keanu Reeves. È l'unico che avrebbe il diritto di uccidermi. Ok, Golden Knife, coltello dorato. Ha avuto, diciamo, l'onore di farmi uccidere dal probabile hacker di turno. Oddio, sto morendo, sono di uno scomodo. Non riesco a mettermi in maniera decente. Ah, porco Dio, la gamba. Fa di un male. La mia prof mi ha messo 6 e mezzo in scienze. Datemi un cazzo di Nobel, sì. Oddio, io dico, io vado bene a scuola. Quindi diciamo che di solito prendiamo sugli 8-9 scienze, chimica, sta roba qua. Sì, sono un nerd di merda, sì, mi piace. Cioè, mi sta sul cazzo studiare, però mi ero del culo prendere voti di merda. Finish them quickly. Quindi diciamo che in sto momento qua, diciamo, sti giorni li prendo come pausa. Pausa dallo studio, solo cazzeggio, solo riposo. Sto andando a caccia di conigli. Oh, scusa, ho formato la frase. Intendevo caccia di coglioni. Vieni qua, stronzo di merda, fatti sparare. No. E no. E vaffanculo.
faccio schifo al cazzo anche a giocare senza voce, riesco comunque a parlare. Gesù Cristo non muore, c'ha le banane dietro la schiena. Non ignorerò le skin, ok. Il mouse mi è partito, che bello la roba del tipo dei cinesi. Manco, peggio. Le cinesi costano di più. Che era un set mouse e tastiera da 4 euro. Quindi sì, posso sinceramente incolpare la roba che c'ho. Se faccio schifo è la roba, non sono io. Comunque aspetta, non vedere qua c'è qualcuno da prima, qua mi ha mandato le richieste d'amicizia. Perché non si sa mai, qua magari non lo scrivono. E qua non me ne rendo conto. Sicuramente mi stanno a spanare il culo nel frattempo che sto a vedere le notifiche, ok no. Nessuno, perfetto. C'ho le espressioni facciali a posto, sì. Ma perché ogni tanto tipo mi partono le espressioni facciali e tipo mi diventa la faccia qualcosa del genere. È molto brutta come cosa. Fa tanto male. Fa tipo male la faccia. E dai, che qua magari ci scappa la kill, ma la mia. Che cazzo ho appena detto? Raga, questo qua non è per vedere il futuro, è sapere di far schifo. Comunque penso di farla durare puoc puoc la live. Sei una cazzo di astronave, c'è il gigante, 27 zoppi gay vanno in bici a picchiare Brumotti, ma sei down. Dai, comunque, cioè dai, ma chi è che non c'ha Antonella Clerici nelle tasche? Oppure c'è sta Donkey Kong in cucina che si scopa Elettra Lamborghini, dai, cioè tutti quanti si svegliano la mattina e si trovano Donkey Kong e si scopa Elettra Lamborghini. E buonissimo, dopo pulire quello là che resta con la lingua, insomma. Ok, qua non sento, non si aggiorna manco la chat. Comunque penso di farla durare un altro poc, un'altra decina di minuti, poi se prendo stacco, se non succede grandi cose. Faccio agency e gun rotation 2 team. Intanto nessuno punterà sul gun rotation 2 team. Puro puro bom tum tum tum. Schibidibida. Faccio cagà. Che cazzo di mappa è? Ok, quella che ho scelto io. Dimmi che gun rotation. Che sarebbe il gioco delle armi, mi sa. Tu, tu, tu. Sì, ok, gun rotation, che è classico. C'è un... Che cazzo è sto... Che cos'è? Che cos'è Lady Dimitrescu misto a... Che cazzo ne so... Una maga qualsiasi, ma sta rega. Marisa? Marisa meno arcobaleno, che... Quello è uno spirito, quello è palesemente uno spiritomb. È uno spiritomb con braccia e gambe. Sì, ma che è? Ma lancia scoregge, che cazzo fa sta roba? Vernice, ovviamente non è sangue. Non ci sta nessuno qua? Non c'è nessuno? Se va a buccacchi trentro, se va a cagà. E oh, ma spara in linea retta e non lo prende. Io ho trovato Elettra vicino a casa mia. Ho un selfie con lei, l'ho venduto a 40 euro. Minchia. Seriamente, cazzo, allora mi devo fare tipo il selfie con Denis Dosio quella volta. Lo sapevo. Non dovevo soltanto insultarlo. E quando mia madre mi ha chiesto chi era, io ho risposto un coglione. Quindi diciamo che forse non sarebbe stato tanto disposto a fare foto con me. E vabbè. Però
40 euro sono tanti, cioè. E quel non sono gay, ma 40 euro sono 40 euro. Quindi c'è chi sta chi pagherebbe tipo una foto di Elettra così e c'è chi si farebbe sparare il culo perché 40 euro sono probabilmente tipo Minecraft e qualche altro gioco. Dai, non riesco a uccidere nessuno, seriamente. Avevo 400 di ping, 469, nice! Nice! Più che altro è bello se portare in live giochi che laggano. Così quando lagga manco te ne rendi conto, cioè i fan non se ne rendono conto. L'ho capito portando Pokémon coso, Pokémon Diamante con Bidoof. Riesco a fare manco mezza kill, non ci stanno armi. Ok, dai, andiamo insieme. Facciamo squadra. E mi ha reso d'oro il coltellazzo. E big money. Money money. Uppede. Ok. E vabbè, Gandalf Tarok mi ha ammazzato. Vaffanculo Gandalf. Gandalf dei poveri. Boom. Comunque sì, penso che la porto fino a mezza e poi se stacco. Dropigol, Dropigol, ok. Poi due team, va bene. Quello che è venuto fuori è venuto fuori. A me non mi frega un cazzo. Certo, voglio un attimo vedere qua. La gente Balaron Justice. L'hai scritto? Non le scrivo, se vuoi. Minchia, qua che conta che tipo sto vedendo qua su Telegram che ci sta uno che diciamo è più o meno nella tua stessa situazione, diciamo, visto che sta con una che fa roleplay. E quindi tipo, non sa mai se chiedere su cose personali. Poi c'è storia tipo che di solito tipo in live volontariamente le dico. Più che altro perché diciamo è quello sì, è un personaggio però quando mi cioè quando mi va, se no di solito sto così. Ormai ho capito che diciamo fare complimenti ai fan non cioè risulta troppo smieloso. Ho capito che diciamo farsi insultare è meglio, soprattutto quando tipo quella volta là che Hachaman mi ha preso e mi ha tipo insultato a morte, sì, perché farmi insultare da una giapponese per un disegno che l'ho fatto è stato tipo una delle cose più belle che è successa nella mia vita. E probabilmente una di queste qua, diciamo, è stato il proprio cominciare Twitch. Sì, sì. Comunque è stato tipo uno qua che diciamo che c'ha, diciamo, scrive, si scrive con una roleplay, però diciamo è come se fosse dal tuo lato. Però questa qua diciamo fa roleplay come personaggio del gioco. Quindi diciamo è molto più stretto, mentre io vi posso pure dire bro, mi discopo il cane, bra, ti sparavascio il cane, bra, bella lì. E comunque avrebbe senso. Non lo so che cosa voto. La villa, perfetto. Non c'ho voce. Non posso fare la roba acuta, mi dispiace. Ok. Volevo poi per cui non giocare agli horror, perché ovviamente poi se ne andrebbe via ancora prima. Almeno per un paio di giorni, visto che non cazzo da fare, almeno posso streamare. Penso che questi giorni qua forse può qualche live in più la potrò fare. Uppede, ok, bandioppo come un bastardo. Mi tocca bandioppare come su Half-Life. Uppede. Dov'è? Da dove? Da dove? Sul tetto? No, da dietro, da davanti, non lo so. Che parole profonde. Ti spadafrascio il cane fra. Mitica citazione alla canzone di Mark The Hammer per parodizzare quelle là di da Supreme. E la sua capacità fantastica di inventarsi parole.
Utilizzare parole di impossibile comprensione umana. Al massimo tipo mi escono fuori quando tipo non riesco a parlare, mi escono fuori tipo alla stanza di, la salva di stanzataggio o roba del genere. Prima stavo dicendo Brumonti al posto di Brumotti, tipo. Cioè, a me tipo mi escono queste cazzate qua, però roba totalmente a caso, no, cioè da su prima è tipo tanto di cappello. Tanto di cappella. Ciao Donnie, un po' in ritardino, ma sempre il benvenuto. Hello. Intanto qua sto giocando. E vabbè, vaffanculo. Sto giocando intanto qua d'Arsenal. Tanto si sono aggiunti altri, poi se ne sono andati. Ho cambiato un paio di volte il gioco. Però tipo sì, è quella fin fine Arsenal, sempre il buon vecchio Arsenal e muori! E muori! Guarda che lag, guarda che lag! Guarda che merda, guarda che botte di lag. Lag ogni volta che sparano. Il problema è che questo è un FPS. Quindi tipo, non sta mai sotto il 90 il ping. O se ci sta ci serve per 10 secondi, ma 2 e poi basta. E vabbè. Comunque, come va, Donnie? Tutto bene? Whoppede. Ok, qua devo sparare in faccia ai terroristi nemici. Gandalf di merda, muori. Ti odio. E la mia gamba, un po' di merda. Conta che sto tipo mezzo sdraiato con la sedia. Così, una sedia tipo sotto la gamba. Tipo mezzo sdraiato con. La postazione tutta accroccata e mi sta ammazzando la schiena a stare così. Però diciamo che non è così male. Cioè diciamo che almeno così si sta comodi. Se per comodi si dice tipo che vorrei tipo prendere spara e mi sulle gengive col veleno, sì, sto comodo. Deploy. Partiamo. The time's come. Pov, ti stai scopando croni. The time's come. Dov'è? Dove? Dove? I terroristi! Oh mio Dio! E basta shiftarti pure tu! E basta! Scemonito live quando la finisci così e vedo se riesco a restare fino alla fine. Oddio, se la porta avanti per un altro po', forse vieno alle quasi le 6, penso. Comunque è il classico paio d'ore. Ti ripeto, perché magari tipo 5 e mezzo è troppo presto finirla. Quindi se la porto per un altro po'. Ok, qua non vedo nessun nemico per ora. Che cazzo ho appena detto, scusate. Wow, gli ho fatto scoppiare le cervella. Nice! Che non è un qualcosa che direi tipo mentre le cervella di qualcuno scoppiano, però, cioè. Si può definire mindfuck questo qua, cioè posso metterci nei tag mindfuck. Shooting gore e vaffanculo. Comunque è bello vedere qualcuno adesso tipo che ha la stessa edizione di Tony, magari voglio restare quasi fino alla fine. E vedo comunque che non obbligo nessuno, se poi avete da fare tranquilli potete pure uscire. Non mi incazzo, tranquilli. Io sto qui per voi. E vabbè, guarda! Sto cazzarola di Master Chief dei poveri camperato. Lo so, ormai diventa tipo una copypasta del canale questa. Quello, ogni giorno diventi sempre più bello, ormai tipo è una copypasta del canale fra poco.
Minchia, che urlo brutto. Afbro. Stranamente sta vincendo tutte lui le partite. Chissà come mai quello spirito un tarocco. Non è che sarà tipo un Nacer. Poi gli Jager quelli brutti. No, no, ma ti pare? Senti, cosa chi? Ho un nome e un cognome. Ti scrivo dopo su DS se non mi intostico con il legnetto del ghiacciolo. Non ti intossica con il legnetto del ghiacciolo. Sta ancora leccando quel cazzo di ghiacciolo. Quanto dura quel ghiacciolo? È un'ora che stai qua con sto ghiacciolo. Che comunque potete voi un attimo vedere qua quanti il numero di follower è qua, perché tipo molti sono tipo iscritti nel frattempo, quindi voglio un attimo vedere per curiosità quanta gente ci sta. 62? Let's go go go! Let's go go go, cazzo, let's go go go. Let's go go go. Comunque no, forse tipo lo porta avanti per un'altra partita. Due partite basta. Detto tipo fino alle 5 qualcosa, quasi 6, però non continuo per troppo. Se vabbè il pyro. Il pyro mi dà fuoco. Minchia, oh, non ingrassare. Oh, non ingrassare con l'acqua, mi raccomando, eh. Cioè, sai che troppa acqua fa male. Oh mio Dio, ho ucciso una waifu. Mi dispiace per chiunque, a chiunque piace Zero Two. No, non è vero, mi sta sul cazzo. Zero Two, posso pure farlo. Ho cominciato kill la kill e devo dire che Matoi Ryuko è molto waifu material. Anche diciamo di avere qualcuno che mi guarda come Kiryu e Satsuki è tanta roba. Non peraltro mi piaceva cosa? Prince Eugen di Azure Lane, chissà come mai. Ti spallino male! Benvenuto in Splatoon, madafaga. Ok, qua bisogna intanto camminare in giro. Stiamo letteralmente irrompendo in un edificio pubblico a sparare a gente a caso. E beh, crash? Crash di sistema? Crashato tutto? È crashato. Dimmi che resta ancora in live, per favore. Ok. È crashato tutto quanto. E vai, let's go, let's go, raga. Let's go, let's go, let's go. Che bello. Dai, forse se riesco a fare mezza partita poi stacco. Tanto da quanto è che sto qua in live? Un'ora e 34, sì, ci può sta. Banana. Devo prendere le banane? Le banane danno vita? Grazie due occhiali. A voi fu seguo. Mi offendo solo se uccidono te. E allora ti dove ti offendi tanto a guardare le mie live. Cioè, mi dispiace che ti faccio questo effetto. No, non ti offende se mi uccidono. È tutto un gioco, insomma. A me non succede niente. Questo qua è soltanto tipo un'esercitazione per la guerra mondiale. Infatti tipo camperò 10 secondi probabilmente. Tanto c'ho le gambe mezze distrutte, mi butterò in cucina. Oddio, mi butterò in cucina e starò bene così. No, non so cucinare, al massimo preparo un piatto di pasta, però... Cioè l'esercito che cazzo importa come cucini? Però bello essere considerato la waifu di qualcuno, waifu sbando, un po' di tutto. Visto che la mia prima fanart è stata, diciamo, una Rule 34 stile Incazzone, quindi, diciamo, si posso considerarmi anche waifu material. Soprattutto quando gioco a... coso? Shanti, è Wellerman, insomma. Oh... Qualcuno vuole una pompa? Qualcuno vuole una pompa, no? Nessuno vuole una pompa? E dai, l'unica volta che mi propongo di farle a gratis nessuno le vuole.
Non sanno che si perdono. Posso spallinare i nemici. Aha! Assaggia le mie palle, brutto stronzo. Dove state? Vi siete scappati tutti adesso, eh. Ho una cazzo di minigun. Dove sono tutti? Mi hanno fatto saltare in aria. Sono saltato in aria in tutti i sensi. Comunque qua mi sa che certe volte non si... Ok. Perché poi non si aggiorna la chat della live. Sei una cazzo di astronave, sei gigante. E vabbè, oh. Dislike, vabbè, dislike here. È un pulsante dislike, quindi se lo sparo sto dicendo come letteralmente che fa schifo. Va bene. Nice headshot con una minigun, seriously? Va bene se lo dici tu. E vabbè. Comunque la cosa bella di restare a casa è praticamente tipo saltare le interrogazioni. Per cui non è che tipo ho studiato, no, ma tipo... E vabbè, banana di merda. Bananita, banana. Ok, perfetto. Bel nome, bel nick, insomma. Non so come fare un'altra partita oppure no. Tanto comunque sono andato un botto avanti a livello di follower. Non mi sarei mai aspettato che una live così mi avesse portato, diciamo, fosse così redditizia. Questa è Randomizer 2. Se faccio l'ultima partita e poi stacco. Ok. Ok, intanto l'unica cosa che devo fare adesso è prendere e andare a pushare in bocca al nemico. Se il nemico prima non pusha in bocca a me, questo qua diciamo è sottinteso. Comunque poi dopo ripubblicherò su YouTube la live di Pokémon. E vabbè, oh, che non spara. Non colpisce. Di pistola perisce chi il culo non si pulisce. Sto morendo di danno di merda. Dai. C'ho i regalini? Sono un Delibird, figlio di puttana. No, ok, no, non bastano. Ti do il mio pacco. Perché nessuno vuole le foto del mio pacco? Insomma, un bel regalo, dai. Fatto proprio un video apposito. Au, 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 non muoiono. Comunque ha ragione, Pokémon è bellissimo. Ti dico, secondo me il nuovo gioco, pure l'ho visto pure dal punto di vista grafico, sarà ancora meglio di Leggende Pokémon Arceus. E avrà, diciamo, lo stesso però stile di gioco open map. Quindi diciamo che quel... Ringrazio Iddio praticamente che sia uscito Leggende Pokémon Arceus, perché finalmente a Nintendo si rinnova un po'. Diciamo poco, più che altro quel giorno là ero dovuto andare in ospedale, quindi non ho potuto ricaricare la live. Diciamo che ero uscito di casa verso le... Quanto erano? 5, sono tornato alle 9. Tempo di raggiungere l'ospedale, tempo di fare scartoffie che devo firmare io perché adesso sono maggiorenne. E sì, ancora non ho imparato a fare una firma decente, quindi fra poco mi metto a scrivere in stampadello. Giuro che vedere firme della gente mi pare tipo la firma tipo di Okayu. Che letteralmente tipo è il suo nome tipo scritto proprio a caratteri così. È tipo un onigiri disegnato storto. Però diciamo che non ci mette tanto. Più che altro è quel... dove lo può fa. Oddio, lancio fette di pizza. Cioè sono una tartaruga ninja adesso. Contro Solid Snake non penso sia tanto efficace.
Big Boss. Snake, Snake. No, vaffanculo. Comunque tipo quando stavo dicendo tipo la volta scorsa, mentre tipo del, cioè scusa, comunque poco fa durante la live del, eh sì, vorrei farmi tipo, cioè al massimo vorrei farmi tipo un braccio robotico tipo Solid Snake, e lo intendevo perché praticamente, cioè almeno posso farmi tipo le seghe con la mano robotica. Perché la perché la canzone di Among Us? Perché la canzone di Among Us? È morto! Lasciate morire Mogus! Pom pom pom. Ormai c'è sta la canzone di FNAF come meme, lasciatelo morire. Il beatbox di Among Us. Comunque penso che, non so, tipo stacco. Ho ancora una partita. Stacco una partita. Quanto è 1 ora e 46? Ma sì, ma dai, l'ultima. È sempre quella, dai, l'ultima partita, l'ultima partita, l'ultima partita. La partita già avviata, così diciamo dovrebbe essere più facilitata. E muoio comunque, ignoro il ping, mi sa che non sa da fa. Mi sa che sta partita non sa da fa. E vabbè, poi mi tocca salire qua sopra. Dove sono? Pusho in bocca al nemico. Dove sono? Non li vedo. Voglio il braccio di Solid Snake con la sega automatica. Sai che figata? Ci manco di sforzare. Fa tutto il braccio. Anche adesso sto vogliando più bicipiti, adesso con le stampelle che prima in generale. Sto mettendo su certi muscoli delle braccia. Pam pam. Trova cercare una mappa chiamata Don't Press the Button. Aspetta, allora fammi un attimo chiudere qua. Che senso? C'è una mappa chiamata Don't Press the Button. So che c'era un gioco chiamato così. So che c'era un gioco, ma non sapevo che c'era pure una mappa. È pieno, quale cazzo è adesso? Ok. Mani e cuore. Tanto per vedere un attimo qua, però che non me lo fa vedere. No, ok, devo fare così con la finestra. Devo aprire una finestra a parte e vediamo un attimo. Ok, acquisizione finestra. Aggiungi. Window capture. Aspetta, non basta che faccio semplicemente così. Aggiungi. Ok. Opera Roblox. Ok. Quale fra queste qua, aspetta. No, indietro, qua. Ok. Domanda, quale cosa qua? E questa qua, la schermata della ricerca. Dimmi quale fra questi qua è il Don't Press the Button da fare e ci provo. Oddio. Ho aperto una cosa per cui tipo laggerà merda probabilmente. Ho aperto per sbaglio il programma di editing dei video. Se crasha tutto, non è colpa mia. Stupido mouse. Ok, non è crashato un cazzo, perfetto. Quale fra questi? We don't talk about bro, no, no, no. Ci stai pensando alla mappa. Che merda. Torna indietro. We don't press the button. Il primo va bene forse. Questo, il quello grosso. Apro Roblox. Apro Vobox. Ok. Ora. No, comunque è andato abbastanza decentemente, sai, non mi immaginavo andasse così.
Sono morto di dolore e sto giocando. Scusami, mi arrivano i messaggi in ritardo. E non è che c'è sta il delay di un'ora praticamente. Probabilmente. Pure sul Telegram così per quanto prendere in merda. Oddio, cos'era sta musica? No, sta musica qua mi ricorda qualcosa. Aspetta. Dai. Ma sta qua? Oh. Non me la trova. Però sta musica qua mi ricorda qualcosa. È di qualche gioco. Di che cazzo è sta musica? E se n'è andata. E non la scoprirò mai più. E mi dispi. Che palle. Che cos'è? Che cos'è? E vabbè, se qua soltanto i primi riescono a farlo. Che cazzo è? Che gioco. Che gioco è? Che cosa sto vedendo? Cosa sto giocando? Qual è lo scopo del gioco? Premere il pulsante o non premere il pulsante? Ah, oh. Ah, sull'albero. Cristo e Dio di giuro, sboro blu manco fosti un Cristo e Dio di buffo. E non me l'ha trovato. Probabilmente li vorrei andare durante la live e chiederò a un mio amico qua, tipo che è un esperto di sta roba, che sa più o meno tutto di giochi tipo che cazzo di musica era. Perché è familiare. Ma non mi ricordo come cazzo si chiama. Il titolo della cazzo di canzone. Non era il pad corretto questo. Ci ho provato prima, sta in silenzio di Shazam, però non va. Cos'è sto gioco? Ma perché i Flintstones con la musica di Mario, di quello della neve? Che cazzo è? Dai, quante shitpost! Quante shitpost! Quanto è merda! Trovata l'uscita, non è perché copio gli altri. Ok, quindi i minigiochi cambiano. Dai, abbiamo vinto. Posso buttarmi di sotto. Raghi. Tutturum. Però dai, la musica di Flintstones con Super Mario 64. No. No, cioè, la mi ha ammazzato. La mi ha sfondato nell'anima. Cioè, i Flintstones e ma. No. Beh, hai trovato il gioco perfetto, cazzo. La casa peggiore che potrebbe succedere è non esposta. Bussiamo. Toc toc. Chi è? Sto cazzo! Ah, ok, no, adesso mi sto spaventando. Che gioco era? Cos'è? Che cos'ho?
Mi manca l'ingrediente per una torta, trovala. Eh? Ok. Con la musica di Undertale, dai. Dai, adoro sta merda. Ok, ma se n'è andato. Tu vedi qua quanti speck. Quanti speck. Nom nom nom. La torta! Yami, yami, yami. Yami. Ho la testa grandissima. Scappa dal tornado. Oh mio Dio! Lo faccio per i soldi, no! No, no, non dovevo prendere i soldi, sono troppo avaro. Me la merito questa morte, me la merito. Però succede così, succede cose a caso. Bello, insomma. Una foto e prendere lo sfondo bianco per essere la foto. Cos'è? Mi si vede? Sì, come in tutte le foto mi si vede tipo la cazzo di cane e poi c'è il cerchio rosso tipo come nei castigli coperti di YouTube. Cos'è? È uno scivolo che porta alla bocca di un Robux. Mi ha digerito. Quindi devo uscire dall'in. Perché devo uscire dal buco del culo di una. Che gioco è? Bro, io voglio parlare. Perché ho la merda in testa? Io voglio parlare con il creatore di sto gioco e dire. Cosa ti fumi? Oh no. Sono undying the fucking undying. Pensi veramente di poter scappare? Sono crashato. Sono crashato. Sono crashato. La musica continua pure quando chiudo il gioco. Let's go! Comunque penso che chiudo qua più che altro perché tipo la connessione mi sta collassando, ci stanno altre persone a casa, quindi la connessione non potrà fare altro che peggiorare, quindi penso che concludo qua. Vabbè, oh, però è stato un